Abbiamo questo piano nazionale di ripresa e resilienza. Potranno trovare in questo piano spazio i progetti di rafforzamento delle nostre infrastrutture, anche doganali e logistiche, che sono cruciali per assicurare una maggiore competitività al Paese. È necessario innanzitutto migliorare le attuali infrastrutture fisiche, logistiche, per rendere i nostri porti aeroporti più moderni e all'avanguardia, per poter competere alla pari con i principali leader, player europei, che attualmente riescono ad attrarre anche più di noi. Dobbiamo ammettere anche qualche nostra deficienza, buona parte del commercio internazionale. A tal proposito intendiamo porre in essere interventi per completare l'intermodalità dei trasporti. Abbiamo in animo di creare smart district distribuiti sul territorio per rafforzare le infrastrutture portuali e aeroportuali. E a questo obiettivo potranno concorrere molte delle direttrici di intervento del piano, fra cui sottolineo l'interoperabilità delle banche dati della pubblica amministrazione, vedo qui la ministra Dadone, la razionalizzazione dei data center, la realizzazione di un polo strategico nazionale per le infrastrutture digitali come dati e servizi critici. Infine, la realizzazione di zone economiche speciali, zone franche, doganali, potrà sicuramente costituire uno strumento efficace per attrarre investimenti e sviluppo e per incoraggiare le imprese virtuose a investire in Italia, grazie ad agevolazioni fiscali e a semplificazioni amministrative.